Tiziana Alterio, giornalista indipendente, scrittrice, autrice recentemente del libro dal titolo Putin, l'uomo di ghiaccio che sfida l'Occidente. Chi è Putin? Intanto grazie Marco e grazie a Crescere Informandosi per questa intervista, per darmi la possibilità di parlare di Putin, una persona poco conosciuta in Occidente o meglio, forse conosciuta puntando soprattutto l'aspetto sul fatto che sia un dittatore. John Biden lo ha etichettato come un macellaio, come un assassino, come appunto un dittatore. Allora io ho voluto approfondire questa figura che è molto enigmatica. Però attraversando la storia di Putin anche inserendola in un contesto più ampio, perché di libri su Putin già ce ne sono e anche abbastanza datati, ma invece raccontare la storia di Putin seguendo, diciamo, anche il filo conduttore di quello che è accaduto negli ultimi 70 anni in Russia, che poi sono appunto i 70 anni di vita di Putin, e dei rapporti tra la Russia e l'Occidente, ci fa comprendere molto bene anche in che periodo storico noi occidentali ci troviamo e perché la guerra in Ucraina è soltanto un tassello di un mosaico molto, molto più ampio. La Russia è sempre stato visto come un paese distante da noi, anche se è un paese, fra l'altro ricordiamolo Marco, che è il paese più grande al mondo per estensione territoriale, ha 144 milioni di abitanti, quindi molto pochi rispetto alla sua estensione territoriale, è un paese multietnico, multireligioso, multinazionale, quindi ha delle caratteristiche molto particolari. Allora, ecco, che cosa trova il lettore in questo libro? Trova una descrizione, un approfondimento su questo paese, quindi sugli ultimi 70 anni di storia di questo paese. Comprendere la memoria storica di un popolo ci aiuta a comprendere il presente, quindi anche il nostro presente, e soprattutto i rapporti con l'Occidente, perché avevo veramente urgenza di dare al lettore un'altra faccia della medaglia, cioè in Occidente il mainstream ci racconta solo una faccia della medaglia, e quindi, come ho detto prima, Putin è il dittatore, queste sanzioni che noi stiamo subendo è a causa della Russia perché ha invaso un paese, ha invaso un popolo, ma qual è l'altra faccia della medaglia? Ecco, a questa domanda io ho cercato di dare delle risposte. Con grande stupore ho anche io colto delle cose che non sapevo scrivendo questo libro. Ecco, nel libro tu hai diciamo, scritto molte cose sul presidente russo che il mainstream non ha mai neppure accennato. Quale quella secondo te più significativa? Intanto non ho affatto nascosto, ecco, questo è importante, non ho nascosto tutto quello di cui lui è accusato, quindi omicidi, avvelenamenti, anche omicidi di giornalisti, dove però non è mai, e ci tengo a dirlo, non è mai stato dimostrato una correlazione diretta con Vladimir Putin. Cosa, diciamo, su cosa io ho puntato l'attenzione? Cioè, qual è Sul fatto che l'aspetto più sì, significativo più secondo te che riguarda il presidente russo di cui il mainstream non ha mai parlato? sono diverse cose. Allora andiamo per ordine. La prima cosa è più eclatante, questo sicuramente si sa, ma non si approfondisce come si dovrebbe. Quando Putin ha preso
il potere, quindi arrivato al Cremlino nel 1999, il 31 dicembre del 99, come presidente ad interim e poi nel 2000 a seguito di libere elezioni. Ecco, la Russia era praticamente un paese fallito. C'era stato il crollo dell'URSS, c'erano stati 10 anni di Boris Yeltsin, 10 anni in cui l'Occidente era entrata a gamba tesa anche in questo paese, perché aveva vinto la guerra fredda. L'Occidente però non si era accontentato di vincere la guerra fredda, ma doveva in qualche modo anche, come dire, è come uno sciacallo che si avventa sulla preda. Ecco, gli Stati Uniti nel periodo della presidenza di Boris Yeltsin, ci sono le privatizzazioni selvagge, iniziano ad entrare le multinazionali, McDonald's, Coca-Cola, insomma, ma non c'è un reale aiuto dell'Occidente alla Russia, c'è uno spolpamento, anche perché arrivano i primi oligarchi al potere, che diventano i veri e propri padroni della Russia, un piccolo gruppo di persone che avevano avuto un ruolo importante nelle istituzioni prima del crollo dell'URSS e ad un certo punto, con la caduta dell'Unione Sovietica, avevano acquistato le aziende pubbliche, diventando appunto padroni della Russia. Ecco, questa era la situazione, una situazione di estrema povertà. C'erano 42 milioni di poveri su 144 milioni di abitanti. Capiamo benissimo che era una situazione drammatica, perché un terzo della popolazione viveva in condizioni di povertà. Nei negozi non c'era nulla, non c'era merce, era difficile anche proprio approvvigionarsi dei beni di prima necessità. Era un paese totalmente distrutto. In 23 anni, Putin ha risollevato un paese che, ripeto, era distrutto, era fallito. Si è riappropriato, tra le prime cose che fece Putin quando salì al Cremlino, fu di iniziare una guerra feroce contro questa oligarchia, riprendendosi quelle aziende che erano nelle mani di privati, perché secondo Putin le aziende che si occupano dei beni essenziali dei cittadini devono assolutamente essere nelle mani dello Stato. Ovviamente, in quelle posizioni strategiche mise delle persone di fiducia, molte delle quali sono ancora oggi in posizioni apicali, in posizioni chiavi di alcune aziende che gestiscono soprattutto poi le materie prime di cui la Russia è ricca, come il gas e il petrolio. Ecco, diciamo, ci fu un'inversione di tendenza molto molto forte e, guarda caso, mi preme, Marco, dire questo, perché ecco, quando si dice Putin è un dittatore, poi dopo su questa parola, anche questo significato di dittatura, vorrei spendere due parole, ma nello stesso periodo in cui Putin, siamo tra il 93 e il 2000, Putin riesce a riappropriarsi delle aziende che una volta erano statali e che erano state poi comprate da questo gruppo di oligarchi. Scusami Tiziana, siamo in che anni? Scusami, tra il 93-2000, 93 93, Putin. e 2000. E Putin, quelli erano gli anni in cui però Scusa, lui che ruolo aveva? Perché lui mi sì, sembra no, che... niente, niente, scusami, questo ho fatto io un errore. Putin entra in scena nel 1999, dal 93 volevo dire, dal 93 al 2000, 93 al 2000, quindi quando ancora Putin era entrato in politica ma non aveva alcun ruolo importante, ma in quegli anni
questo parallelismo desidero farlo perché è importante, perché in quegli anni allo stesso modo diciamo in Italia ma in tutto l'Occidente si cambia corso, per cui iniziano le privatizzazioni selvagge anche da noi, il nostro Mr. Draghi salì sul Britannia, era il 1992 e da lì cominciò la svendita dell'Italia e il neoliberismo, come sappiamo, ebbe come dire il predominio sul modello keynesiano socialdemocratico di una invece presenza forte dello Stato. Quindi quando Putin arriva al potere anche in Occidente era stato avviato lo stesso corso che era stato in qualche modo avviato in Russia. Ora, mentre con Putin si ha una battuta di arresto rispetto a questo corso, invece da noi, quindi sia in Italia che in tutto l'Occidente, questo nuovo corso del neoliberismo diciamo inizia ad accelerare fino alla svendita totale. Ecco un altro parallelismo importante, perché dal 2011 al 2019 inizia poi la ecco in realtà dal 1993, scusami, anche al 2000 è presidente dell'IRI Romano Prodi, ricordiamo queste tappe fondamentali, e da lì inizia anche la svendita dell'IRI. Ora Putin in questi 23 anni di presidenza del Cremlino, in 23 anni ha portato la Russia da un debito pubblico del 140%, oggi siamo al debito pubblico del 25% del PIL. Noi eravamo negli anni 93-2000 un debito pubblico circa 115%, invece di diminuire il nostro debito pubblico siamo arrivati al 132% del PIL, con un tasso di disoccupazione noi del 9,2%. Putin ha ridotto drasticamente la disoccupazione quando prese in mano il paese. Diciamo il passaggio da un'economia di Stato ad un'economia pianificata, qual era quella dell'URSS, un'economia di mercato fatta così drasticamente come lo fece Yeltsin, fu drammatico, per cui milioni di russi erano senza più lavoro, perché si doveva rimettere in moto un nuovo tipo di economia, un nuovo tipo di modello. Bene, oggi siamo ad un tasso di disoccupazione di circa il 5,5%, un tasso di crescita del 4,7%, questo ovviamente prima delle sanzioni, ma per raccontare cosa è avvenuto in questi 23 anni. L'altra cosa importante, scusami Marco, sono ecco, i rapporti tra la Russia e l'Europa, perché in tutti questi anni Putin ha sempre guardato all'Europa come un partner importante anche per affinità culturali. Famoso fu il discorso nel 2007 in Germania, quando appunto avvertì i leader europei delle continue provocazioni che gli Stati Uniti facevano nei confronti della Russia, con poi le rivoluzioni colorate. Ora non ci soffermiamo su questo quest'altro capitolo, ma insomma sulle ingerenze molto forti degli Stati Uniti direttamente nei governi dei paesi vicini alla Russia. Andiamo un attimo indietro per capire un po' anche la formazione dell'uomo Putin. Nel libro ho visto che hai un capitolo specifico in cui tratti degli importantissimi anni di Dresda, in cui Putin era un agente del KGB. E dall'altra parte ricordiamo che in Russia iniziava il periodo riformista di Mikhail Gorbaciov. Quanto è stato importante quel periodo di Dresda per Putin e per la formazione di Putin, e soprattutto ci sono dei collegamenti, poi possiamo trovare dei collegamenti con Mikhail Gorbaciov?
Putin fin da ragazzino aveva questo fortissimo desiderio di diventare un uomo del KGB e io racconto che in quegli anni c'era un mito, insomma i ragazzi crescevano con questo mito dell'agente segreto, quindi insomma va contestualizzato anche questo desiderio forte di Putin di diventare un uomo del KGB. Diventò un uomo del KGB, per molti anni lavorò a Leningrado, la sua città natale, ma diciamo il salto qualitativo per un agente segreto del K, per una persona che lavorava nell'intelligence in quegli anni era andare oltre la Russia, quindi in un altro paese. E Putin ci riuscì, imparò il tedesco, aveva un nome segreto, era Platov, e fu mandato a Dresda. Erano gli anni in cui iniziavano, fra l'altro, le prime, ricordiamo che c'era il muro, ancora il muro di Berlino, e lui fu mandato appunto a Dresda e lui racconta che in realtà questo lavoro a Dresda non era altro che un passaggio di carte, di informazioni dalla Germania a Mosca. I suoi detrattori invece lo accusano di aver fatto un lavoro molto più intenso rispetto a un semplice passaggio di carte e di informazioni dalla Germania a Mosca, perché dicono di lui che fosse molto vicino al gruppo terrorista della RAF, che allora insomma era un gruppo che si era macchiato anche di molti omicidi. E anche un altro ruolo che si dice avesse avuto in quegli anni era di prendere informazioni su tecnologie, di cui ovviamente l'Occidente era molto più avanti, per trasferirle a Mosca. Ora, di cosa realmente abbia fatto a Dresda è difficile dirlo perché appunto non ci sono documenti che provano realmente che cosa avesse fatto in quegli anni. Fatto sta che quando cadde il muro di Berlino, c'è un episodio che lui stesso racconta, che fa capire anche la fermezza di quest'uomo anche nei momenti di grande difficoltà, migliaia di persone andarono sotto il suo ufficio, dove era la sede del KGB, intenzionati anche forse, insomma, sai, erano momenti molto difficili perché in quei giorni, migliaia di persone stavano picconando questo muro enorme che aveva diviso la Germania in due parti per 18 lunghi anni. Ebbene, lui, in quel momento drammatico racconta che uscì fuori con una pistola e di fronte a tante, tante persone, racconta che insomma disse che aveva 12 pallottole e una l'avrebbe riservata per lui stesso. Quindi a quel punto, la folla si fermò e insomma lui fu salvo. Dopodiché poi da Dresda partì, con la sua famiglia, ritornò a Mosca e ricordiamo insomma che Putin dovette ricominciare da capo perché ritornò avendo quasi perso il lavoro perché insomma anche nell'intelligence, ci fu un periodo di grande difficoltà, tante persone che non avevano ecco, neanche lo stipendio da mesi e quindi pensò anche addirittura di fare il tassista, secondo i suoi racconti. Ritornò nella Russia di Mikhail Gorbaciov, una Esatto. Russia riformista, e riusciamo a trovare dei collegamenti con Gorbaciov.
Allora, Gorbaciov, gli anni di Gorbaciov sono gli anni in cui quest'uomo cercò di imprimere un grande cambiamento alla Russia, ma all'Unione Sovietica, perché ancora non era caduta, diciamo, l'Unione Sovietica, e ricordiamo che fu colui che impresse, diciamo, un nuovo corso con la perestroika e con la glasnost, quindi la ristrutturazione, la trasparenza. Una ristrutturazione, l'idea di Gorbaciov era di ristrutturare l'Unione Sovietica salvando quello che c'era di buono del comunismo. Questo non piacque la parte più riformatrice della Russia, tra cui c'era anche Yeltsin, i democratici che intanto stavano iniziando a fare i primi passi, e quindi diciamo, questa idea, questo sogno di Gorbaciov ebbe vita breve, anche perché ricordiamo che Gorbaciov prese un paese distrutto, perché appunto era caduto il muro di Berlino, molte repubbliche socialiste iniziavano ad avere spinte indipendentiste, e quindi insomma dovette anche sedare molte ribellioni in molte repubbliche socialiste. Quindi insomma questo passaggio si trovò proprio nel momento di passaggio dal crollo di un sistema che intanto non aveva più alcun fondamento, non alcuna base su cui poggiarsi, e un nuovo periodo che però, insomma, aveva bisogno di tempo per realmente riformarsi dal profondo. Qual è il E segreto questo, di... Prego. quindi il collegamento con Putin, io vedo che, ecco, Putin, nonostante abbia salvato Yeltsin, perché quando poi Yeltsin uscì di scena, Putin con una legge salvò Yeltsin e la sua famiglia, tutelandolo attraverso appunto un modo che difendeva, diciamo, difendeva la vita proprio di Yeltsin. E sicuramente ha più assonanza, più affinità con Gorbaciov come idea di una riforma totale del modello politico, economico della Russia, e non con Yeltsin, che invece aprì la Russia alle privatizzazioni selvagge. Cioè Putin è sicuramente anche per un'economia di mercato, ma privatizzazioni controllate, dove lo Stato ha comunque un ruolo importante, dove, come ho detto all'inizio, le aziende che gestiscono i beni essenziali dei cittadini devono essere nelle mani dei cittadini. Qual è il segreto di 23 anni di potere? Putin è un uomo forte, è un vero statista, nel senso che ha a cuore l'idea della grande Russia, la grande Russia come grande impero. Il segreto di Putin, a mio avviso, è quello di aver trovato un nuovo collante nel popolo russo, cioè caduto il comunismo e quindi caduta quella ideologia. Putin ha avuto la visione di individuare un altro collante che tenesse unito un popolo così variegato, popolo, come ho detto all'inizio, multietnico, multireligioso, multinazionale, un paese molto difficile da governare, lo disse l'ex cancelliere Schröder, che era molto amico di Prodi, scusate, di Putin, il quale disse che la Russia è uno dei paesi più difficili da governare. Ebbene, qual è stato questo collante che ha individuato Putin? È stata la fede.
non la religione ortodossa, ma la fede, quindi questo collante spirituale in cui milioni di russi potessero in qualche modo, a cui potessero guardare insieme alla fede, dove però la Chiesa ortodossa ha un ruolo fondamentale di guida. Non di supremazia rispetto alle altre religioni, ma di guida. Ecco perché Putin e il patriarca della Chiesa ortodossa, Cyril, sono spesso insieme. Quindi da un lato la fede, dall'altra parte l'altro collante è stata la ricerca di un'identità nazionale, di una riscoperta di un orgoglio nazionale, di una riscoperta di una. Di una, come dire, di ciò che rende la Russia unica come nazione, affondando le radici anche nella storia, nelle tradizioni, in ciò che è sacro. Ecco, questo è ciò che poi differenzia anche la visione di Putin rispetto alla visione del nuovo ordine mondiale, poi dopo magari possiamo approfondirlo. Come possiamo collocare Putin tra i grandi leader sovietici del dopoguerra? Come possiamo, ricordando molto brevemente, Putin è nato nel 1952, dopo pochi mesi morì Stalin, quindi si chiuse l'epoca dello stalinismo e iniziò poi l'epoca di Khrushchev. Khrushchev fu l'uomo del cambiamento, della rottura, fu colui che conquistò lo spazio e che anche alleggerì molto i rapporti tra la Russia e tra l'Unione Sovietica, scusate, e l'Occidente. Poi arrivò Brezhnev, 18 lunghi anni di stagnazione, 18 lunghi anni di gerontocrazia e quindi del potere dei vecchi, degli anziani, dove ci fu poi l'esplosione del dissenso e delle repressioni più dure, dove in questo periodo Putin diventò proprio agente del KGB, fino ad arrivare a Gorbaciov e poi a Eltsin. Ecco. Se questi sono sono stati i leader di Mosca dalla seconda guerra mondiale in poi, io direi che Putin è davvero colui che ha impresso un nuovo corso alla Russia. È colui che è difficile da inquadrare o da assimilare con uno dei presidenti che ho appena citato. Potrei dire che forse ha più affinità con Gorbaciov per questa idea di rinnovamento, di apertura della Russia all'esterno e di anche apertura ad un'economia di mercato controllata. Però, scusami, se ricordo bene, Gorbaciov nella sua epoca era uno dei presidenti russi più amati dal mondo, forse è stato il più amato dal mondo occidentale. Tu riesci a trovare questa sorta di similitudine Gorbaciov e Putin, ma perché Gorbaciov era amato dall'Occidente e Putin invece, quantomeno abbastanza odiato? Intanto Gorbaciov, ricordiamo che è rimasto al potere pochissimi anni, soltanto 5 anni, dal 1985 al 1990, e Gorbaciov ha avuto molto più tempo, 23 anni fino ad ora, quindi insomma anche gli anni contano per riformare Putin ha avuto molto Putin. tempo. Che cosa ho detto? Gorbaciov.
Gorbaciov, scusami, Putin invece appunto, è rimasto 23 anni. Gorbaciov all'inizio fu molto amato dall'Occidente. Ricordo che Margaret Thatcher spese lodi incredibili nei confronti di Gorbaciov. All'inizio sì, ma poi dopo un po' di tempo invece diciamo, ci fu una chiusura nei confronti di Gorbaciov perché ecco, serviva un uomo molto più malleabile come Yeltsin. Quindi quando Yeltsin poi arrivò al potere con un colpo di Stato, ecco, ricordiamo, io nel libro racconto come Yeltsin fu, si dice che fosse stato appoggiato dalla CIA, che avesse davvero un rapporto molto stretto con l'intelligence statunitense. Ecco, con un colpo di Stato Yeltsin prese il potere, quindi destituì Gorbaciov dal Cremlino. E quindi sì, amato, ma fino ad un certo punto. Il presidente che fu più amato fu soprattutto Yeltsin perché un presidente molto malleabile. Putin non è amato perché dall'Occidente, perché non è assolutamente un presidente malleabile, ma sa esattamente cosa fare della Russia e qual è la visione futura di questo paese. I rapporti tra Russia e Stati Uniti sono in primo piano nel libro, due mondi completamente diversi, il nuovo ordine mondiale e il multipolarismo. Quali le loro caratteristiche principali? Cominciamo col nuovo ordine mondiale. Sì, quello che si sta, diciamo, combattendo in Ucraina, come ho detto proprio all'inizio, è soltanto un pezzetto di un puzzle molto più ampio. È lo scontro di due visioni completamente diverse del mondo. Da una parte il nuovo ordine mondiale, dall'altra parte il multipolarismo. Il nuovo ordine mondiale che sostanzialmente è nato, questa idea è nata a Davos con Schwab e con il mondo della finanza. Quindi l'idea di un'unica grande potenza che deve dominare il mondo e che deve portare questa visione unica, un unicum, l'idea della globalizzazione esportabile perché è quasi un evento a cui noi dobbiamo sottostare, quasi come se fosse nella natura delle cose. E invece non è così perché la globalizzazione è frutto di quell'idea del neoliberismo. Questa idea del nuovo ordine mondiale che sfocia poi nel transumanesimo, nell'idea che le macchine, la tecnologia deve sempre di più essere performanti al punto da poter sostituire l'essere umano. Il transumanesimo in base al quale bisogna raggiungere addirittura un unicum del genere umano e quindi non bisogna più distinguere il maschile dal femminile perché sarebbe discriminatorio questa distinzione. Quindi vediamo già come nelle menti dei nostri ragazzi sta galoppando questa idea del gender, no? Quindi gli uomini non devono distinguersi dalle donne, vediamo anche nell'abbigliamento. E quindi gli uomini che si dipingono le unghie, che portano i tacchi, basti pensare, basti vedere alcuni anche degli italiani, dei gruppi rock italiani. Questo è importante, diciamo, capire che la monocultura, che non è, ecco, la monocultura in agricoltura, per esempio, non è soltanto qualcosa che attiene alla natura e quindi la distruzione della diversità, ma è anche una monocultura delle menti, quello che ecco, cerca di fare il nuovo ordine mondiale e che tutti noi stiamo
in qualche modo subendo questa dittatura delle menti. Quindi un gruppo, l'elite mondialista, che sta cercando di imporre la propria visione del mondo. Quindi devono scomparire le identità personali, le identità collettive, indebolendo l'identità, ovviamente, si è più vulnerabili rispetto a poteri esterni. Ecco che anche il nostro paese si è ritrovato senza più identità. Bisogna scopiazzare il modello americano. Ora, qui potrei parlare per molto, ma insomma, Passiamo adesso anche al multipolarismo. il Parliamo. multipolarismo. Allora, tutto questo si oppone alla Russia di Putin. Cos'è il multipolarismo? Il multipolarismo è l'idea di un mondo dove più poli possono coesistere e coabitare tra loro. I poli non sono un assembramento di nazioni sulla base di confini geografici, quindi c'è il superamento dell'idea della nazione ottocentesca, dove in quel caso erano i confini geografici a definire una nazione. Secondo l'idea del multipolarismo di Putin, invece, più stati possono unirsi sulla base di affinità, sulla base di un'idea comunitaria, quindi di un'affinità religiosa, un'affinità di spirito, di idea, di visione del mondo. Putin pensa all'Eurasia come polo strategico e avrebbe voluto avvicinarsi molto di più all'Europa, che per esempio alla Cina, ma in questo momento storico, per le vicende legate all'Ucraina, si sta spostando verso altri paesi, poi dopo ne parliamo. Ora, questa idea del multipolarismo affonda però le radici su un'idea di preservare anche le identità storiche dei paesi, quindi della Russia, preservare la cultura, le specificità di ciascun paese, la sovranità di ciascun paese, quindi tutto ciò che è sacro, tutto ciò che è storia, ed è unico, unico e quindi non omologabile, ma unico e quindi, in questo senso forte, proprio perché unico. Ecco. Prego. È proprio un'idea, una visione del mondo completamente diversa. Ora, quale sia quella giusta, quella sbagliata, ognuno di noi può fare le sue riflessioni e può trarre le sue, diciamo, il suo, può sviluppare un suo pensiero. Fatto sta che, diciamo, l'idea di un unico Stato che sovrasti sugli altri è un'idea che nella storia poi è sempre stato fallimentare. Quindi diciamo che questa idea di multipolarismo sicuramente è un'idea, io insomma, penso che sia un'idea che appunto va oltre, è un'idea più innovativa, diciamo, rispetto a un impero che governa e che in questo caso governa il mondo come vorrebbe il nuovo ordine mondiale. Russia e Cina vanno realmente così d'accordo come sembra apparire dai media? Non è che c'è il rischio che magari apparentemente sembrano andare d'accordo, ma poi con il tempo una delle due potenze vorrà prevalere sull'altra? Del futuro non possiamo, non c'è certezza e quindi non Ovviamente, possiamo ovviamente. Ovviamente sapere. questo è quello che ti chiede una tua opinione. Sì, come ho detto prima, sicuramente la Russia ha cercato negli anni passati di avere, diciamo, una sponda maggiore, in Europa. Questo momento storico, perché è un momento storico di grandi cambiamenti, di grandi capovolgimenti, perché proprio dietro la spinta di queste sanzioni, che fra l'altro stanno facendo più male, stanno nuocendo più a chi le sta imponendo e quindi soprattutto e solo, direi,
ai paesi europei, che anche in questo momento avrebbero potuto, l'Unione Europea avrebbe potuto sganciarsi, diciamo, dal pensiero unico, degli Stati Uniti e avrebbe potuto fare delle scelte diverse, e invece le sanzioni stanno soprattutto danneggiando i paesi europei. Ecco, ritorno alla Russia dicendo che proprio a causa delle sanzioni, ma in realtà per loro al momento è un vantaggio, si stanno riposizionando, nello scacchiere internazionale. E quindi recentemente, ecco, c'è stato un vertice, quello dei BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, un vertice importantissimo perché, hanno chiesto di entrare anche due grandi paesi, l'Argentina e l'Iran, e hanno fatto richiesta anche altri paesi importanti come la Turchia, l'Arabia Saudita, l'Egitto. Quindi c'è un riposizionamento e ricordiamo che i BRICS rappresentano il 42% della popolazione mondiale e il 24% del PIL, quindi iniziano ad essere davvero una organizzazione importante. Ecco, le sanzioni, grazie, come dire, anche a questi rapporti rinnovati con la Cina e con l'India, il gas e il petrolio che non arriva più da noi, la Russia lo sta vendendo anche a prezzi più vantaggiosi, ad altri paesi come appunto la Cina, l'India e paesi del terzo mondo, verso cui la Russia guarda molto, anche perché sono paesi molto popolosi, e quindi sì, c'è un avvicinamento molto forte tra la Russia, la Cina, e come dire, noi li stiamo spingendo, noi con queste sanzioni stiamo spingendo la Russia e questi paesi a rafforzarsi, a riposizionarsi nello scacchiere internazionale, mentre l'Unione Europea arranca e vedremo, il prossimo autunno gli effetti ancora più devastanti di queste sanzioni. Secondo molti, a seguito di questo, dell'attuale conflitto che è in atto in Ucraina, a breve potremmo assistere di nuovo ad una guerra fredda. Ritieni condivisibile questa opinione, senza scendere nei particolari poi del conflitto, che diciamo non è argomento di questa intervista, però ritieni che ci siano dei reali rischi di un ritorno della guerra fredda? Marco, noi siamo già in piena guerra fredda, già ci siamo e siamo in una economia di guerra. Piccole aziende spariranno perché il costo dell'energia è insostenibile. L'Italia pagherà molto a duro prezzo gli effetti delle sanzioni perché la nostra economia è fatta di piccole aziende. Ed è ancora l'unico paese che resiste a, diciamo, che ha questo tipo di struttura economica. E quindi diciamo che noi ci stiamo avviando verso il precipizio. Ricordiamo che il 70% delle aziende sono aziende manufatturiere e quindi sono aziende dove il costo dell'energia incide notevolmente. Quindi noi siamo già in piena guerra, siamo, come dicevo, in una economia di guerra, i cui effetti li vedremo devastanti, li vedremo dall'autunno prossimo, dove dovremo affrontare l'emergenza sanitaria, perché ecco, non è ancora finita, nel senso che non vogliono farla finire questa emergenza sanitaria. Ora, si dice che la Russia sia un paese dove c'è la dittatura. Bene, però io insomma, vorrei poi capire che cos'è realmente una dittatura, perché in Russia si può lavorare anche senza Green Pass. Noi siamo arrivati ad una forma di dittatura nascosta, dove vieni ricattato se non ti inoculi un vaccino. Quindi dovremo affrontare queste due emergenze,
in un momento estremamente difficile, non solo per il nostro paese, ma per l'Unione Europea, la sua